Quando la testa del corteo raggiunge Piazza della Libertà e la coda appena imbocca Via Ghega, si capisce che sì, stavolta le dimensioni contano. E quando la questura quantifica in 4.000 persone il numero dei partecipanti, diventa tutto ufficiale. La manifestazione indetta ieri pomeriggio dal Comitato 5 dicembre per dire basta all'inquinamento della Ferriera è stata una delle più imponenti degli ultimi anni, ma anche e soprattutto una delle più sentite. Riteniamo che l'ambiente sia una cosa fondamentale per il proseguo della nostra attività, del nostro lavoro e per far sì che i cittadini finalmente lavorino in posti assolutamente controllati e con condizioni igieniche e sanitarie di prima qualità. Questo purtroppo non succede. Noi siamo qua non contro qualcosa o qualcuno, ma siamo qua per la tutela della salute pubblica, sia dei residenti che dei lavoratori, che è la cosa più importante. A percorrere il tratto fra Piazza Obedan e Piazza Unità, oltre alle associazioni ambientaliste, quelle persone che da tempo raccontano come si vive a Servola a contatto diretto con l'impianto, molti giovani e poche bandiere di partito. Questa manifestazione è, diciamo, il merito dei cittadini che si sono risvegliati e chiaramente questa è la sconfitta piena della politica. I politici c'erano, Lega Nord, Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Trieste Popolare, gli indipendentisti, nessuno del PD, ma sono stati tenuti lontano dal palco al momento dei discorsi che hanno concluso il corteo. Nessuno! Che non ci provi nessuno, perché riceverà fischi! Beh, Di Piazza è una bella bestia politica, sa che la sua presenza non era opportuna, visto che ha fatto il sindaco per 10 anni. Come non sarebbe opportuna la presenza di Cosolini? Alcuni mascherati, altri con il volto annerito, i 4.000 che hanno sfilato ieri pomeriggio a seguito di slogan tranquilli, anche se scanditi con rabbia, la salute non si tocca! Di fatto hanno investito chi li ha convocati di un ruolo importante da giocare nel prossimo futuro. La